Amici, 9.000 giri, l'officina di 9.000 giri con Mirko. Buongiorno Mirko. Ciao. Anche te stai molto bene con la mascherina. Stiamo tutti Grazie. molto bene con la mascherina. Allora, oggi hai messo mano su un Mercedes. Cosa hai dovuto fare, Mirko, qua? Niente, qua il cliente ovviamente, essendo un diesel, come sappiamo, il sound è quasi zero, ha voluto montare anche lui il sistema Max Faust, il sound system. Ok. Ok. E niente, adesso andiamo ad ascoltare come è venuto il risultato. Va bene. Ricordaci intanto l'applicazione, prima di farci sentire il sound, che è chiaramente l'obiettivo finale. È un sistema che viene applicato allo scarico, Mirko? Spiegaci No, non bene. viene applicato No. lo scarico, ma è una cosa, diciamo, è una cassa acustica messa. Si può anche collegare insieme allo scarico, volendo, ma si può mettere tranquillamente anche sotto la macchina o dentro la macchina, dipende dove c'è il posto. Poi tramite un'app si può decidere i tipi di suoni, il tipo di sound, il volume, si può accendere e spegnere. Se la macchina ha le impostazioni di base tipo sport, normal e via dicendo, può sempre tramite dentro, muovendosi il settore, cambiare il sound. Puoi settarlo tu, puoi cambiare il suono in base, diciamo, a sport, normal o lasciarlo silenzioso, come si vuole. Ok, per cui non vai a toccare assolutamente Non si il to non, terminale no, né non neanche tocchiamo dello nulla, scarico. è tutta roba reversibile, si può staccare e E rimontare puoi su montare su un'altra un'altra macchina. vettura, Sì, bellissimo sì. questo. Dai, facci sentire cosa hai tirato fuori da questo diesel silenzioso. Allora, qui abbiamo l'app. Questo è il suo sound. Adesso siamo nella modalità comfort. Se spostiamo il selettore su sport, c'è un altro tipo Ah, di per cui sound. tu, non lavorando dal tuo cellulare, ma vabbè, è collegato al selettore All'autovettura, al della vettura. selettore, sì. Ah, Bellissimo! sì. E poi da qui posso regolare il volume. Oppure il tipo di sound, scelgo io il tipo di sound, posso cambiare qualsiasi tipo di sound e poi lo registro in Fammi sentire un maniera. altro. Ah, no, devi registrarlo o puoi già No, posso farlo? fare per esempio, così lo cambio. Se voglio questo, lo devo ovviamente memorizzare su sport. Incredibile, al semaforo puoi cambiare rumori, puoi far fare due rumori diversi. Se poi non lo vuoi sentire, basta Bellissimo, ma la cosa schiacciare. fantastica è che la gestisci anche direttamente dalla. Da qua si può gestire invece l'accensione e lo spegnimento del Max Faust. Questo invece è il suo suono originale, adesso no, No, adesso ok. no, così è spento. Ok, sì, è meglio con. Vai. Quanto ci Allora, vuole, Mirko, per operare più questo o meno intervento? un 3 ore di lavoro, poi bisogna vedere dove si può alloggiare. Per esempio, la casa diceva di metterlo nel porta ruota di scorta. Questa macchina ha la ruota di Per scorta, cui non hai. non abbiamo spazio, noi siamo riusciti perché sotto qua, dentro nel paraurti, sotto c'è nascosta la boccia del Max Faust. Ok, che forse è il posto tra l'altro migliore, Sì, penso, non si tocca niente, non si fora niente, si fissa dei fissaggi con delle staffe, quindi un domani si svita, si ritoglie e l'importante è che la macchina abbia il sistema CAN bus, perché lui legge il CAN bus. Appunto per avere giri motore, la cambiata, quello che serve per così, sulla crearsi. base della tua esperienza, da che annate si riesce a, da che vetture, da che anni si riescono a installare? Dipende, ci sono dei Volkswagen che già nel 2001 Ah, avevano ok. Beh, comunque insomma il abbiamo. CAN bus, sì. Poi ci sono macchine che purtroppo fino al 2005 non avevano il CAN bus. Però parli Comunque, di 10 anni, cioè sì, 10-15 anni è un bel diciamo che range. sì, ora come ora sono tutte macchine abbastanza moderne, cioè nel Sì. senso dal 2010 in su. Quindi si possono fare quasi tutte, quasi tutte. Ok. Comunque basta telefonare in negozio, c'è una lista applicazioni, se la macchina ri rientra nella lista applicazioni si può montare tranquillamente. Perfetto. Cioè, l'altra cosa che avete fatto su questa vettura? Gli abbiamo montato la centralina Ci fai aggiuntiva della vedere? Seletron. Andiamo. Il cliente voleva ovviamente un incremento di potenza senza toccare la centralina originale, gli abbiamo montato il sistema della C-Box della Seletron, che sono riprogrammabili. Quindi la macchina se ha messo il filtro dell'aria, ha tolto, che ne so, il FAP o altre cose, si possono sempre gestire con la Seletron. Più Quanti cavalli o avete? meno abbiamo sui 25-30 Che è cavalli, una poi dipende soglia dal. giusta, Sì, sì, però. sì. Ok, per cui questa, anche questa è Sempre rimovibile. removibile.
un domani si può cambiare il cablaggio, dentro si cambia il software e si può montare su anche un altro tipo di macchina, non per forza Mercedes. Ok, fantastico Mirko, molto molto bello, una doppia lavorazione ottima per questa Mercedes, questo SUV. Diamo, non diciamo il numero di telefono, che non lo sappiamo né io né te. No, è 02-7383-175. 02-7383-175. Lo sapevo anch'io, volevo vedere se lo sapeva anche lui. Vi risponderà Luca, per cui lui negozia a lavorare, lui è qui a divertirsi. Chiamate per modificare il sound della vostra turbo diesel così triste, sorniona. Io magari lo faccio anche sul camper. Facciamo sul camper, sì, ci può stare. Ciao ragazzi da 9000 giri, grazie Mirko.